Oh, ciao a tutti e benvenuti al 67esimo episodio di Giochi Brutti. Il titolo di oggi me l'avete mandato voi, solo che non mi ricordo se mi è stato dato a qualche evento per casella postale o comunque sotto qualche altra forma. Quindi ti prego, tu che mi hai dato il gioco, fatti avanti, perché ogni volta mi dispiace non ringraziare chi appunto mi fornisce il gioco che tratto nell'episodio. Oggi andremo a vedere Bad Day LA. Anzi, American McGee presenta Bad Day LA. Dio mio, io non ho mai sopportato tutti quelli che mettono il proprio nome prima di un'opera. Cioè, vedi per esempio, non so, Sid Meier's Civilization. È una cosa che giuro non ho mai sopportato, è così autocelebrativa. Non mi piace. Devo confessarvi subito una cosa. Inizialmente, sì, la scrittura di questo episodio è partito come un Giochi Brutti. Però vedendolo nella prima oretta ho detto, va, ci sta più come un Giochi what the f***. Poi andando ancora più avanti ho ragionato, mi sta rompendo il cazzo? Sì. Ha delle cose fatte male? Sì. Mi sta veramente venendo voglia di prenderlo e distruggerlo questo gioco? Sì. E allora, facciamolo per Giochi Brutti. Quindi, alla fine, episodio 67. Comunque, prima di trattare il gioco, io parlerei un attimo del profilo del suo autore, American McGee, classe 1972, il cui nome è veramente American, mi sembrava assurda come cosa, ma poi sono andato a vedere su Wikipedia e c'è praticamente una citazione, appunto, di costui, che dice che questo nome, ovviamente, gliel'ha dato la madre, una mezza hippie, come da lui stesso veniva definita, e praticamente la considerazione della madre è stata: ma perché se una donna si può chiamare America, un figlio non si può chiamare American? È andata veramente così, non me la sto inventando, potete andare a controllare. Fortunatamente questo tizio ha anche un secondo nome, ossia James, anche se il suo primo nome rimane American. Comunque, la cosa che ci interessa è che questo ragazzino era un genio, ha cominciato a programmare su un Sinclair 1000, che tra l'altro aveva anche mio padre, a quanto ricordo, e la cosa più importante è che più o meno a 18-20 anni fece conoscenza e amicizia con John Carmack. Chi è esperto e conosce sa già che sto parlando del fondatore della ID Software. Ve la faccio breve, questo incontro è avvenuto nel 92 e ha portato American McGee a lavorare nella ID Software, nella quale lo ha visto come sviluppatore level design di Doom 2, Quake, Quake 2. E insomma, diciamo, il nostro American McGee non è proprio l'ultimo dei coglioni per quanto riguarda curriculum. Insomma, per farla breve su questo tizio, lavora per un certo periodo nella ID Software, dopodiché passa ad Electronic Arts e a un certo punto decide che si è rotto le scatole e vuole fondare la sua software house, la Mauritanian Import Export, il cui il primo titolo è American McGee presenta Alice, gioco mezzo sfigato che però avrà un seguito molto importante e più conosciuto, ossia Alice Madness Return, e poi American McGee presenta Bad Day LA, che non solo è stato distrutto dalla critica, ma motivo per il quale mi ha fatto pensare definitivamente ok, è un Giochi Brutti e non Giochi what è stato il gioco che ha fatto fallire la sua software house. Evito di leggervi il retro della custodia, completamente in italiano, infatti è stato distribuito in Italia dalla Sprea, anche perché sarebbe tipo uno spoiler dell'intero gioco, basta con queste introduzioni e andiamo a vedere American McGee cosa ha combinato con questo Bad Day LA. Il gioco inizia col video introduttivo, dove a quanto pare ci sono statistiche di morti per vari tipi di catastrofi naturali negli Stati Uniti. Il problema è, oltre ad essere confusionario e non far capire nulla, più andiamo avanti con l'intro, più le scritte diverranno lunghe e i tempi delle loro durate strette, a tal punto che neanche possiamo leggere cosa ci sia scritto. Insomma, lasciando stare l'introduzione, cominciamo subito il gioco, scegliendo di giocare a difficoltà normale, e andiamo a vedere cosa succede. Insomma, abbiamo il barbone col carrello della spesa, che tra l'altro siamo noi, il protagonista, che giustamente, si becca del ritardato e altri termini bannabili da Twitch perché giustamente sta bloccando l'autostrada. Diciamo che un pochino te lo devi aspettare se tenti di attraversare l'autostrada con un carrello della spesa. Come se non bastasse, in mezzo a tutto questo rage stradale, comincia anche ad avere disturbi allo stomaco e dopo aver preso la carta igienica comincia a fare quel che deve, sempre bloccando il traffico. Fino a quando...
Finalmente comincia il gioco. Attacco biologico, ore 8, autostrada di Santa Monica. La scena è la seguente: è appena successo un casino tremendo, parte una musica estremamente rilassante e tranquilla, modello pubblicità dei medicinali. Nel mentre noi parleremo con gli scoiattoli che ci daranno consigli di sopravvivenza. E tutto intorno a noi ci sono morti ammazzati sulla strada, come se tutto fosse normale. La prima cosa che troviamo, giustamente, è un estintore, e quindi ciò che faremo in Bad Day LA è spegnere incendi. Quindi sia auto in fiamme che bloccano il paesaggio, come abbiamo appena visto, persone che fuggono urlando, a volte dalle fiamme e così via. Insomma, quel che è successo è praticamente chiaro. Si è appena schiantato un aereo con agenti chimici che trasformano le persone in zombie. Quindi è un vero e proprio disastro. Abbiamo un disastro aereo oltre che un'apocalisse zombie. Voglio dire, memory di fumetti, film, videogiochi, sappiamo tutti quanti come andrà a finire. Partirà una battaglia, diciamo così, un'avventura di alcuni protagonisti alla ricerca, diciamo, dell'antidoto, perché qualcuno lo produrrà oppure già esiste, dato che è stato prodotto in laboratorio dai terroristi, eccetera, 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 eccetera. Però in realtà, in questo gioco, una soluzione ce l'abbiamo già portata di mano. Quasi come fosse una panacea, come secondo comando che ci verrà spiegato nel gioco, troveremo: usa l'estintore per curare gli zombie. E l'Umbrella Corporation muta. Insomma, epidemia di zombie dove per scienza infusa sapremo che per curare gli zombie sarà sufficiente innaffiarli con l'estintore. Questo comunque ci servirà per un motivo. In alto a destra avremo il cosiddetto avviso pericolo, che è né più né meno come le stellette di GTA. Questo indicatore, mai visto salire fino alla fine del gioco, in realtà è una sorta di indicatore che ci farà capire come siamo messi col nostro karma rispetto alla popolazione. Se lo manteniamo basso, ovvero cureremo gente, spegneremo incendi e sistemeremo gli zombie, rimarrà basso. Per ogni cazzata fatta, invece, salirà e subiremo l'ira della folla. Insomma, questo contatore si può considerare praticamente una cosa inutile, perché semplicemente ti devi ricordare che esiste, perché se la gente inizia a morire, anche non per tua volontà, in giro, man mano scenderà, però tu ti devi ricordare che ogni tanto devi fare il buono per farlo recuperare. All'inizio mi sembrava una cosa talmente stupida e mi sono chiesto perché l'avessero messo, ma effettivamente una logica c'è, perché altrimenti chiunque andrebbe in giro a sparare e ammazzare chiunque andando avanti, ecco. Quindi probabilmente quello è il motivo per il quale esiste. Infatti, questo ci verrà spiegato dal tipo che girava in tondo mentre era avvolto dalle fiamme, solo che nel suo segmento capiremo che dovremo farlo bruciare, perché ci spiegherà il sistema di avviso pericolo ammazzando a fucilate tutta la gente che gli passa intorno. Ad ogni modo, non faremo in tempo di realizzare che cacchio stia succedendo in questa statale, che in un paio di minuti raggiungeremo un centro residenziale dove, nell'ordine, capiremo che per un dannato aereo caduto a qualche chilometro di distanza, la gente è impazzita praticamente in tutta la città e ci sono zombie ovunque. Un vigile del fuoco ci chiede aiuto e ci appiopperà un ragazzino che vomita verde chiedendoci di accompagnarlo in ospedale, e nel mentre di tutto sto casino, ossia guardandoci intorno, vedremo che gente si ammazza, prende fuoco, diventa zombie, razzia negozi, ruba dentro le case e qualcuno, come se niente fosse, è fermo dal benzinaio a lavare l'auto fischiettando. Per qualche strano motivo abbiamo anche un'invasione da parte di terroristi, presumibilmente quelli presenti in aereo. Cioè, immaginate tutto quello che avete visto, tipo in 5 minuti di vita reale. Poi tra l'altro sono comparsi terroristi, non è che sono comparsi e basta, magari si sono messi d'accordo per uscire. No, nel giro di 5 minuti hanno tirato su barricate con i sacchi di sabbia a ogni angolo della strada e sistemato postazioni fisse di mitragliatrici, cioè non ha senso. Troviamosi terroristi e vi giuro sono la cosa più difficile in natura all'inizio del gioco, gli devi dare un sacco di colpi, sono armati di Kalashnikov, ci faranno un sacco di danno e respawnano all'infinito. Detto in breve, fanno malissimo e non possiamo realmente ucciderli tutti. Abbiamo subito capito che in questo gioco accadono tutte le cose insieme contemporaneamente e non potremo mai risolvere ognuno dei problemi perché, come abbiamo detto, i terroristi respawnano all'infinito, gli zombie sbucano come funghi e la gente va a fuoco spontaneamente. Quindi per aggiungere casino al casino e progredire del gioco, dove praticamente nessuna della gente in città ha istinto di conservazione, avremo anche delle mini missioni di soccorso dei cittadini che ci sbucheranno di tanto in tanto. Io in tutto questo non ho ancora ben capito da cosa sia scaturito
questo istinto eroico del protagonista che all'improvviso vuole ergersi a paladino della città. C'è un dettaglio molto importante, questo per aggiungere al tutto anche un valore morale di un certo spessore al titolo. Ci saranno numerosi oggetti che ci aiuteranno a recuperare la vita, tra cui panini del fast food, birra e giornaletti porno. Cioè, a questi qua non gli è bastato mettere semplicemente un mezzo suono accennato di un orgasmo, no, dovevano mettere il rumore bagnato della fappata col godimento del protagonista. Ci sta, niente da dire, elegantissimo. Insieme a questo piccolo dettaglio sonoro, ce n'è un altro che non ho ben capito, ed è assai ambiguo, quello di quando salteremo. Perché giustamente un suono canonico tipo ah, oh, ah, per saltare era troppo mainstream. Vabbè, concediamoglielo. Insomma, per andare avanti dobbiamo risolvere i problemi della gente nel vicinato, tipo salvare chi sta cadendo da una finestra, far scappare dei cani incazzati e cose di questo tipo. Inizialmente non capivo come riuscire a raggiungere queste situazioni perché non avremo una mappa con qualcosa che ci darà delle indicazioni. Mi sono messo a girare alla cieca per capire e cercare un segnalino che mi indicasse che lì c'era una situazione, appunto. Casualmente scopro che se premiamo il destro vicino a una qualsiasi persona, questa ci darà indicazioni di dove si trova il nostro prossimo obiettivo. Cioè, come se esistesse una sorta di cervello comune tra tutti gli abitanti di Los Angeles e ci fosse questa conoscenza globale dal quale possiamo attingere da ogni tipo, come se noi non facessimo parte della popolazione. Vabbè, comunque, in ogni caso non mi sono fatto domande, anche perché volevo andare a vedere dove andava a parare. Tra queste mini missioni di soccorso, dopo aver ammazzato i cani che braccavano l'uomo vestito da panino, Peta, buongiorno. La più bizzarra è stata quella in cui dovremmo salvare una donna intrappolata sotto un grosso ramo. Questa mi è piaciuta particolarmente perché non solo la donna ci manderà a fanculo dandoci del cazzone, ma nel momento in cui lasceremo il ramo ammazzeremo senza volerlo il marito. Quest'ultima missione ci farà droppare dal tizio morto sotto l'albero le chiavi dell'ambulanza. Non vi è correlazione tra questo tipo e l'ambulanza, però accadrà così, quindi raccogliamo le chiavi e andiamo dall'ambulanza, diamo le chiavi all'ambulanziere e questo ci dirà che potrà portarci nel luogo sicuro più vicino. Però ovviamente tra il dire e il fare, Ovviamente, in un posto dove precipita un aereo e questo causerà incendi spontanei, barricate per strada, attacchi terroristici e cani azzannatori, anche l'ambulanza non si sarà fatta mancare qualche dettaglio bizzarro. Infatti, sul retro avremo una calibro 50 col quale sparare i terroristi mentre ci faremo spazio tra la strada di Los Angeles. Mi pare giusto, tutto bello, tutto simpatico. Crasha il gioco. Allora, dove eravamo rimasti? La corsa in ambulanza e la sparatoria contro i terroristi. In questo tragitto non ci ho capito niente. Nel senso che non dico che è tutto solamente buggato, è tutto troppo incasinato. Prenderemo colpi da nemici che non si vedono, gente e macchine volano per aria come se niente fosse e soprattutto, non capisco il motivo, ogni tanto il gioco si bloccherà e dovremo ricominciare sempre tutto da capo. Motivo che mi ha fatto premere ogni 30 secondi il tasto per andare al menu e salvare la partita, perché dopo manco mezz'ora di gioco stavo già iniziando a incazzarmi parecchio. Insomma, tra roba che vola, qualche colpo di fortuna, ma soprattutto grazie a un salvataggio ogni 10 secondi, finiamo la missione e raggiungiamo la scuola, dove a quanto pare è stato allestito uno shelter di emergenza e centro ospedaliero. Questo sempre nei 10 minuti in cui è successo tutto quanto. L'unico problema, oddio, l'unico, è che un sacco di gente non ci riesce ad entrare. Mezzo minuto dopo essere arrivati, panico nel panico, scoppia un terremoto che fa crollare mezzo quartiere, compresa la scuola. Rischiamo di mettere sotto Juan, un messicano armato di motosega che ovviamente eviterei di far arrabbiare, ma soprattutto quest'ultimo si offrirà di unirsi a noi. E quindi, tutti e tre così come siamo, cercheremo ancora una volta di raggiungere sto maledetto ospedale. In mezzo a una città dove è precipitato un aereo, c'è un apocalisse zombie e vi è appena stato un terremoto. Io comunque in tutto questo casino ho rifiutato di capirci qualcosa, anche perché l'unica cosa veramente sicura di questo gioco, man mano che vai avanti, è che le cose possono solamente peggiorare. In questo quartiere veniamo a contatto con l'esercito, che prenderà noi, un tranquillo barbone sconosciuto accompagnato da un bambino che vomita e un messicano con motosega, e ci armeranno di tutto punto. Siamo il profilo perfetto. Avremo anche un fucile di precisione per far fuori i cecchini dei terroristi che sono appostati sui tetti dei palazzi e che sparano alla gente in fuga dal terremoto.
Raga, ma che cazzo però? Questa parte l'ho odiata particolarmente perché la zona è un completo labirinto e ci saranno tantissimi punti dove dovremmo saltare su delle piattaforme per oltrepassare zone dove l'asfalto è completamente crollato. Nel mentre scopro anche un'altra cosa. Avete presente quel che vi ho detto prima, ossia che esiste questa sorta di conoscenza globale dove tu praticamente se clicchi col tasto destro su una persona ti dicono dove devi andare per la tua missione, lo sanno tutti tranne te. Funziona anche con i cani, cioè sanno addirittura anche i cani dove devi andare. Vabbè, piccolo dettaglio così, diciamo, tra parentesi. Inoltre, avete presente che in genere, quando accade magari nel mondo qualche disgrazia, qualche calamità e tutto quanto, la popolazione cerca di venirsi incontro, è più gentile, è più disponibile? Bene, sappiate che qui a Los Angeles non saranno da meno. Mama, you wanna give me a lift? No. Can't you see we're only evacuating those who need immediate medical care? Does it look like I care? Need to get up out of this mess. Look, bastard. Save some people from the rubble and I'll get you across. Otherwise, go play with yourself. Ed anche il tè delle 5 con la contessina, anzi con la baronessa, è stato rispettato. L'accordo cosa prevede? Dobbiamo salvare un tot numero di persone e la tizia ci porterà dall'altro lato della strada crollata, oltre che fornirci il suo numero di cellulare. Insomma, andiamo in giro a completare queste mini missioni e anche qui, come le volte precedenti, sarà la fiera della riconoscenza. Fuck you, you young whippersnappers! Dying's better than being saved by you! Tutte le reazioni di questa bella gente sono state compensate da uno dei salvataggi più trash che abbia visto nel gioco. Quello di una donna disperata che ci chiede di andare a salvare il suo figlio in fasce che è rimasto in casa dall'altra parte del burrone. Damn, woman! This baby smells like a dirty butt plug! Please, save my baby! Ok, then! Questa ripresa serve semplicemente per ricordarvi che questo tizio ha lavorato attivamente per Doom 2, Quake e Quake 2. Niente, era una piccola parentesi per ricordarvelo. Salvata la quota prestabilita di persone, verremo trasportati in una nuova zona e giustamente alla ragazza con la scavatrice ricorderemo la promessa del numero. Di tutta risposta, la donna ci farà presente che questo gioco è stato realizzato in un tempo oramai lontano dal quale viviamo, perché nel momento in cui lei ci manderà a fanculo, noi le daremo della fottuta lesbica. Damn lesbica. È inutile dire cosa ci troveremo a fare in questo altro corridoio di vie. Spara a terroristi, cura zombie, mena zombie, spegni incendi, salva gente, fatti mandare a fanculo e prendi missioni dal primo vigile del fuoco che ti ordina di fare qualcosa. In questo caso di scortare un gruppo di feriti all'ambulanza, ma dategli un'occhiata, cioè sono tutti feriti allo stesso modo, tutti hanno la stessa posa, ma soprattutto sono tutti uguali. Cioè, porca miseria, hai messo decine di modelli nel gioco. Dannazione, un minimo di fantasia. Questa è stata una delle parti più toste del gioco, perché i terroristi, oltre a essere tanti, sono stati piazzati in posti così bastardi che spesso non li vedi, ma loro sì. Non ci sono cure in giro e ci sono pochissimi proiettili. Il bello è che non importa se qualcuno dei feriti morirà colpito da un proiettile, basta arrivare all'obiettivo, tanto nulla, tolta la morte, ci darà il game over. Una volta arrivati all'ambulanza, abbiamo un'altra parte che ho detestato. Ossia, dobbiamo fare fuori il cosiddetto capo dei cecchini che si nasconde all'interno di un palazzone e a quanto pare dotato di teletrasporto, dato che in pochi secondi è in grado di farsi 3-4 piani a piedi e spuntare da dietro una finestra diversa ogni volta come se niente fosse. Non capisco perché, ma ogni volta che lo colpiamo spunterà un'aura che non ho capito se lo rende invincibile o meno. Sta di fatto che non lo meno abbastanza e lui mi accoppa. Vabbè, ho giocato troppo per oggi, domani ricomincerò da questo punto. Approfittando di questo taglio nel gameplay, questo episodio è stato reso possibile grazie a un portatile che avevo in prova, l'MSI GF66 Katana. C'è un motivo, come ben sapete, 2-3 settimane fa sono stato con il Covid e me lo sono portato a casa. i7 di undicesima generazione, schermo 144Hz, RTX 3060 e design di Nagayo Tsuyoshi. Una spada, ragazzi, anzi una katana, appunto. Tutta questa potenza e sfoggio di muscoli per far cosa? Mostrare quanto il ray tracing ti porti letteralmente nella next gen del gaming? Migliorare le mie prestazioni nei competitivi con reflex e giocare come Cristo comanda? Tirare al massimo titoli come Doom Eternal, Cyberpunk o Isonzo? No,
l'ho tenuto sulle mie gambe per giocare a Bad Day LA. È stato un samurai fino alla fine. Si è riuscito a far girare su Windows 11 un gioco del 2006 senza problemi di compatibilità, senza alcun tipo di crash e soprattutto senza lamentarti. Sei stato praticamente un eroe. Sono stato un bravo laptop? No, sei stato il migliore. Detto questo, andiamo al nostro incontro con il cecchino. Questo secondo giro mi va bene e stranamente riesco a far fuori il nostro amico rapidamente e senza alcun problema. Quindi, finalmente, possiamo salire su un elicottero di soccorso e partire alla volta di un ospedale o comunque di un luogo sicuro dove poter stare. E che cazzo però, anche stavolta va male, perché ogni volta che ci stiamo per salvare succede qualcosa di nuovo. Questo giro, pioggia di meteoriti. Seguendo le indicazioni di alcuni omini che sotto la pioggia di meteoriti ci indica che strada seguire. Non ho idea di chi li abbia piazzati lì e soprattutto perché in tutto questo casino siano così tranquilli, però in ogni caso seguiamoli. Arrivati ad Hollywood, davanti al famoso Dolby Theater, a quanto pare l'unico problema qui non sono tanto i meteoriti, ma c'è un gruppo di supereroi, abbastanza sfigati devo dire, almeno di aspetto, che vogliono diventare stronzi e far fuori tutta la gente perché scappa e perché devono essere temuti dalle persone in fuga. Is this The Boys reference? Insomma, ci mettiamo veramente fuoco a far fuori questa gentaglia, si tratta di tre individui mascherati molto ambigui, dopodiché occorrerà trovare la chiave di un cancello che ci porterà a proseguire la nostra strada. La chiave ce l'ha il proprietario del Dolby Theater, quindi ci toccherà affrontarlo, e potremo trovarlo praticamente vestito da sciamano con qualche sorta di strano potere e delle persone letteralmente sacrificate sui suoi muri, che se vai a leggere i cartelli sotto di loro potremo vedere le motivazioni. Registrava con telecamera durante il film, quest'altro si masturbava, c'è chi ha portato cibo da fuori e così via. Questa boss fight per fortuna è molto semplice, anche perché negli angoli delle stanze spawneranno in continuazione munizioni e quindi la risoluzione, pam, velocissima. Adesso, proseguendo per la nostra strada, avremo una nuova minaccia. Il fast food lungo la via è diventato letteralmente uno spawn di boomer di Left 4 Dead. Ve li ricordate i ciccioni che cercavano di vomitarci addosso acido? Ecco, una cosa del genere. Questi invece morendo esplodono in tanti hamburger, mi sembra logico. Tolti questi signori che riusciremo a toglierci rapidamente davanti, troveremo ancora terroristi, incendi, zombie, eccetera, 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 eccetera. Che palle! Il gioco va avanti per un sacco di tempo, anzi il prossimo segmento ve lo rendo molto veloce perché è particolarmente lungo e palloso. Fatti fuori gli ultimi terroristi, riusciremo a entrare nella stazione della metro e trovare l'unico treno sano. Sui binari è ancora funzionante. Ancora una volta, siamo in fuga. Ma dai, non l'avrei mai detto che in tutto sto casino non avremmo mai trovato un problema lungo il nostro tragitto. La prossima zona che dovremo affrontare sarà quella suburbana, dove, oltre a tutti i problemi che abbiamo fin dall'inizio, abbiamo anche le gang che cercheranno non solo di far del male alla gente, ma per qualche strano motivo cercheranno di drogare i bambini intossicandoli direttamente all'asilo. Infatti dovremo cercare di combattere questa gente, curare i bambini, sempre con l'idrante ovvio, e riportarli ai loro genitori. Successivamente si tratterà di andare a salvare gente all'interno delle case in fiamme, dentro le quali, mentre sono in fiamme, giustamente, ci saranno anche le gang a tenerli in ostaggio. Salveremo anche la compagna di un uomo disperato che abbiamo incrociato per strada, una bambola gonfiabile. Cioè ragazzi, io ancora continuo a chiedermi che cazzo si sono fumati per un concept tale di videogioco, ma pure come idee trovate, ritmo, tutto. Oh, vi ricordo che questo, per l'ennesima volta, è il tizio che ha lavorato su Doom 2, Quake e Quake 2, quindi altissimo livello. Comunque, tolto questo, il protagonista, se ci pensate, è letteralmente un santo, perché praticamente non è tenuto a fare niente, eppure praticamente ha un livello di karma che probabilmente 20 run fatte proprio al massimo su Fallout 3 non ti bastano per equiparare il suo livello. L'ultima missione di soccorso nel quartiere è di una ragazza che ci chiede di salvare il suo bambino dalle fiamme. Che in realtà, una volta esaudita la missione, non sarà un bambino ma un chihuahua. Solo che il nostro incorruttibile amico dirà che va bene lo stesso dato che gliel'ha chiesto una gnocca di andare in mezzo alle fiamme. Quindi tutto ok. Tra l'altro questa tipa si unirà alla squadra già grossa che adesso è composta da me, il bimbo che vomita, Juan e lei. Rimettiamoci sui nostri passi e andiamo avanti.
Proseguiamo nel gioco, forti ed impuniti, fino a quando non ci troveremo questo. Il gioco è crashato. Ancora una volta. A me, credetemi, arrivato a questo punto mi era venuta voglia di continuare a registrare il video con il microfono di Kurt Cobain. Questo è il momento di Giochi Brutti, dove tutto quel che sta per succedere è sempre la solita solfa, e quindi eviterò di ripetermi andando avanti per i punti fondamentali. Terminata la zona suburbana, ci bloccherà la strada il boss, ovvero letteralmente il boss locale di una banda di gangster, tale Seth. Ma tu che cazzo sei? Dice che non ci lascerà andare vivi perché abbiamo ucciso suo fratello e deve vendicarlo. Che cazzo è tuo fratello? Long story short, patapim e patapam e patapim e patapam, l'ordine e gli estintori sono ripristinati nel quartiere che ora non comanda più Seth. La prossima zona che troveremo è l'aeroporto, dato che a quanto pare giustamente l'unico modo per lasciare la città in maniera un minimo più sicura è prendere il volo. Qui verremo attaccati dalla security armata di pistole e taser. Porca miseria ragazzi, i danni che fanno. La zona dell'aeroporto è composta letteralmente da gironi infernali, dove ogni zona avrà la sua identità. In primis bisogna mostrare una scena molto importante, molto americana devo dire, dato che abbiamo un nero, noi, che rischia di essere sparato dalla polizia perché ha un pericolosissimo tagliaunghie che può essere usato in maniera impropria. Il tagliaunghie si rivelerà a sorpresa essere praticamente il BFG 9000 di questo gioco, che praticamente farà danno ad area fortissimo a chiunque e avrà un cooldown molto lento per risistemarsi. Devo ammettere, sta cosa mi ha divertito parecchio quando l'ho vista. Dicevamo, delle varie zone che troveremo nell'aeroporto, passeremo prima per quella dei controlli aggiuntivi su chi deve partire, che è letteralmente un labirinto di vari uffici dove possiamo sentire le domande e le richieste più assurde fatte ai viaggiatori. Poi passeremo per la zona dove dovranno imbarcare gli animali. In realtà si tratta di una grande macelleria e friggitoria che servirà per cucinare gli animali e rivenderli tramite i fast food. Infine, il normalissimo deposito bagagli, dove ad attenderci stile boss abbiamo... Non mi sto inventando io il nome perché potrebbe sembrare razzista, è chiamata proprio per iscritto così. Questa donna possente e cattiva che ci aizzerà contro gli agenti e ci farà malissimo con il suo taser, il gioco la riporterà come... donnone di colore. Il suo triste destino però sarà quello di morire tritata in un impianto di ventilazione tramite il quale, una volta distrutto, ci darà accesso alla pista, dove ad attenderci ci sarà nuovamente l'esercito, con i soldati che avevamo incontrato poco prima dalla parte dei cecchini all'interno di Los Angeles. E finalmente partiremo per lasciare la città. O forse no. Oh, damn! E vai! Eccoci di nuovo in mezzo al casino a fare le solite cose. Questa è stata la parte più noiosa del gioco perché non accade niente di nuovo. Abbiamo nuovamente delle bande che vorranno far casino, questa volta a Venice Beach, e in compenso anche qui possiamo vedere come American McGee non si sia risparmiato dall'essere molto esplicito. Infatti parecchie delle mini missioni reciteranno letteralmente «uccidi messicani». Facciamo fuori tutti i messicani, apostrofati come «mangia fagioli», «mulatti», «mangia tacos» e così via, e proviamo questa volta a fuggire a bordo di un motoscafo. Porca miseria, sembra essere finalmente finita, anche perché questo gioco mi sta veramente iniziando a stufare come poche cose al mondo. Di tutto questo l'esclamazione di Juan, il nostro messicano con la motosega, esprimerà al meglio non solo la situazione, ma il mio attuale stato mentale riguardo questo gioco. Jesus Cristo! Più andiamo avanti nei livelli, è meno importante vedere il procedimento, dato che è sempre lo stesso. Anzi, a questo giro, nelle zone che troveremo allagate, dobbiamo anche fare attenzione alle bestiacce marine che, senza alcun motivo apparente, vorranno farci del male. E ci riusciranno molto bene, dato che fanno malissimo. Come se non bastasse, per vari motivi che non sto qui ad elencare perché sono stupidi, ci troveremo a passare anche attraverso un carcere dove è in corso una rivolta. Insomma, non ci facciamo mancare nulla. Però il top del trash sarà nella parte finale, dove a quanto pare non sapevano più cosa inventarsi per fare un finale con i fiocchi a questo titolo. Dopo il carcere e dopo praticamente una sventata rapina in banca a opera nostra, riusciremo a trovare un elicottero per riuscire a fuggire. Questa volta sembra che vada tutto bene. Ma in realtà abbiamo le serpi in casa. No more games, amigo. You're kidding, right?
I came back to save your ass. Infatti scopriremo che Juan in realtà ci ha preso per il culo tutto il tempo e in realtà la sua missione era quella di raggiungere i quartieri residenziali dei più ricchi, dove tutti i giardinieri delle grandi ville sono messicani, dato che scopriremo che in realtà lui è l'organizzatore e il capo del clan dei messicani che in tutti questi anni hanno fatto i giardinieri e collaborato tra di loro per dar vita a una rivoluzione, e i giardini in realtà erano dei depositi per le loro armi e addirittura carri armati per riprendersi il potere sui ricchi bianchi che gli avevano dato lavoro. Cioè, signori, qui dietro c'è veramente molto più di una sbronza per concepire un simile plot twist di trama. In tutto questo non solo ci sarà bordello infernale, ma verremo presi in ostaggio e nello specifico noi, il protagonista, verremo messi a fiducia alla mitragliatrice di un carro armato per ammazzare tutta la gente del quartiere e l'esercito intervenuto a fermarci. Avete idea della follia impiegata per realizzare, anche solo a livello di concept, questo gioco? Alla fine, dopo aver ripreso il controllo della situazione, dovremo fare il contrario, cioè siamo sempre dentro un carro armato dei messicani, ma dovremo uccidere gli altri messicani e cercare di fuggire dalla città. Solo che la nostra fuga non durerà moltissimo. It's over, amigo. You go to Jesus now. Ready, aim. Siamo al tramonto, la nostra giornata è quasi volta al fine e ci troviamo nel mix di tutto quel che è successo da questa mattina. Sarà anche tornata la musica tranquilla di inizio gioco nel momento più tragico in assoluto, dove la bomba anti-zombie non è esplosa. Avremo il controllo manuale per farla esplodere, d'altronde, l'opzione eroe, se così vogliamo definirlo, e dovremo salvare dai fumi tossici zombeschi i nostri amici. Paradossalmente, quello che dovrebbe essere il momento più tragico e tosto del gioco, in realtà è il più rilassato per via della musica e soprattutto veramente facile, perché ci basterà correre dai nostri amici, letteralmente spingerli verso il centro e premere su di loro il tasto destro del mouse. E dunque, una volta fatto tutto questo, con l'ennesimo velivolo ad aspettarci, non ci resta che fare una sola cosa. Must go fino in fondo. Well, kid, looks like I'm through. Let's go find some nice white lady to call mommy. Still, son. Everything's gonna be all right now. No! No! We left him! I can't believe he stayed behind. He made the ultimate sacrifice. He saved us all. Why did we leave him? We have to go back. We have to go back. Bello, vero? Come vi ho detto anche all'inizio, devo essere sincero, non sapevo se questo video l'avrei inserito in questa rubrica o in giochi what the f***. L'indecisione è durata a lungo, ma effettivamente rivedendo i video registrati, scrivendo l'episodio e soprattutto ricordandomi tutta la monotonia tremenda del titolo, dove le stesse azioni dovremmo ripeterle all'infinito dall'inizio alla fine, non mi ha lasciato dubbi. Io mi sono veramente rotto le scatole di giocare a questo titolo e nonostante le ore di gioco per concluderlo sono state molte meno di una decina, mi è sembrato veramente molto più lungo per via della sua mancanza di appeal e continuo piattume di tutto.
Eppure la metà degli anni 2000 è stata segnata da tutta una serie di giochi fantastici di ogni tipo. Tu poi, che avevi fondi, conoscenza e esperienza per dar vita a un titolo fatto bene, hai toppato in pieno. American McGee, forse il ruolo di capo di un progetto non ti si addice, lavori meglio dietro le quinte e dietro il comando di qualcun altro. Del resto, hai creato un titolo dove dei problemi di ordine pubblico ne hai fatto un'arte. Ed è proprio con qualcosa che ricorda l'ordine pubblico che verrai fatto a pezzi quest'oggi. Finalmente ci siamo! Era da tanto tempo che desideravo battezzarti, amico mio! Beh, signori, io direi che un colpo è stato più che sufficiente. È rimasto vivo. Penso sia davvero tutto. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Bitches.